L'appello di Meghan Markle e del principe Harry al pubblico statunitense è stato messo in discussione da un esperto di marketing che afferma che agli americani semplicemente non piacciono dopo che uno dei progetti Netflix della coppia è stato eliminato dal servizio di streaming la scorsa settimana. Dopo aver lasciato i doveri reali 2 anni fa, il duca e la duchessa di Sussex hanno perseguito altre opportunità di carriera. Meghan, 40 anni, e Harry, 37 anni, hanno firmato un accordo stimato in circa 100 milioni di dollari, 72 milioni di sterline. Con Netflix per creare contenuti che informano ma danno anche speranza, la coppia ha annunciato 2 progetti in cantiere per il servizio di streaming. Uno è un documentario che segue i concorrenti degli Invictus Games, un evento sportivo lanciato dal duca di Sussex per militari e militari. Mentre l'altro era una serie animata chiamata Pearl, incentrata su una giovane ragazza che trova ispirazione da numerose donne storiche influenti. Tuttavia, è stato recentemente rivelato che è stato scartato da Netflix. Lo spettacolo è stato eliminato. Insieme ad altri 2 programmi per bambini come misura di riduzione dei costi, mentre i dati sugli abbonati hanno subito un duro colpo nel primo trimestre dell'anno scendendo di 200.000. La società ha anche visto oltre 50 miliardi di dollari, 39 miliardi di sterline, cancellati dal suo valore di mercato poiché le sue azioni sono diminuite del 35%. Dopo che lo spettacolo è stato cancellato, sono emerse speculazioni sul fatto che sarà più difficile per il duca e la duchessa ottenere il via libera per progetti futuri dalla compagnia. Baruch Lavansky, il fondatore di Rank Secure. Una società di web design e marketing su internet afferma che la posizione finanziaria di Netflix rappresenterà un problema nello sviluppo di progetti per il servizio di streaming. Il signor Lavansky afferma anche che Netflix potrebbe avere difficoltà a permettersi i pagamenti a seguito delle recenti perdite che la società ha subito e che Pearl è stata probabilmente eliminata a causa di questi problemi finanziari.